ecco. No, lo immagino giovedì, comunque sold out, eh? Stavo vedendo sold out il concerto di Jovanotti, sì, al Pala Lottomatico. Sì, acquista tramite miglior posto, è tutto esaurito, quindi... Vabbè, ma uno come Jovanotti, dai, e poi è fortissimo, è fighissimo, a me piace da morire. Guarda, ti rimangono solo i bagarini, vai, trovi sicuro. Perché però lui... lo paghi, devi tipo vai. Dare un rene, prendi un rene e glielo dai... Vabbè, ma ne abbiamo due, cioè che problema c'è? Giusto, giusto. E con uno si può anche vivere? Assolutamente sì. E quindi? Tra pianto del rene ce ne sono stati tanti, però... Non vabbè. Siamo dottori noi, quindi... Vabbè. Allora, mancano 3 minuti alle 19, quindi il tempo di salutarci con Radio Day on the Road. Questo pomeriggio siamo stati veramente bene insieme a voi, tante persone che sono venute a trovarci, tanta gente che ci ha seguito e che ci continua a seguire, perché quando sulla pagina di Facebook di Radio Day sono pubblicati i nostri video, poi questi video possono essere rivisti certo. per tantissime volte, quindi chi vuole può tranquillamente farlo. Fra l'altro anche sul mio profilo io li condivido sempre i video di Radio Day e di Radio Day on the Road, quindi chi vuole li può rivedere anche sul mio profilo Facebook, mentre su Instagram non abbiamo più le dirette. No, con... ci sono però. Ci stiamo? Sì, sì, no, adesso no, però sono rimasti, ecco, allora collegati. C'è il mio profilo iniziale lì. Sì, non l'ho visto. Evitiamo di dire il nome. No, è vero, è vero, anonimo. È vero. Vediamo un po'. Guarda, Lucia mi ha chiesto se gli regalavo una macchina. Quindi... E gliel'ho regalata. Ok, allora, quindi Mick DJ, così lo diciamo. Mitch. Beh, ah, che carino. È ancora più, è là, va bene. Allora, grazie che siamo stati insieme, mi ha fatto molto piacere. Piacere il mio, piacere... Tutto mio, assolutamente. No, il mio per te no, quello poi ne parliamo dopo. È reciproco, quo. Perché siamo tre, dobbiamo aumentare. Siamo allora, al 33% tutti e tre. 33. Continuate a seguire Radio Day, che è la radio ufficiale del Frosinone Calcio, ma non solo, perché ci sono tanti programmi, c'è un bel palinsesto, si fanno tantissime cose, ci sono tanti amici speakers che naturalmente fanno parte un po' di tutta la band, come la chiamo io, e grazie, perché torneremo presto insieme anche per di nuovo una puntata di Radio Day on the road. Io corro verso il nostro venditore, sperando che facciamo... il microfono ti segua, vediamo un sì, po'. Sì, dovrebbe reggere. Sì. Dovrebbe reggere. Facciamo vediamo un po'. Saluto, se... Un saluto finale. No. No, niente, un saluto al volo. È impegnato. Dopo. È impegnato. Ce lo fa mica. Ho corso inutilmente. Ora ho il fiatone e mi avrà sulla coscienza. Va bene. Allora ci lasciamo con un brano bello. Sì. Ah, sì. No, ci lasciamo i brani che in vanno. Radio. Che aspetta, vanno. Lo presentiamo in anteprima, così lo ricordiamo. Arriva Charlie Puth con How Long, e poi a seguire Benji e Fede con Buona Fortuna, che sono state poi, tra l'altro, qualche giorno fa anche qui a Frosinone al Mondadori Store. C'è stato un bordello. C'è stato. Io ho visto solo le storie su Instagram. Veramente. No, io stavo. Era intasato Instagram. Figuriamoci. Aldo Moro. Stavo lì dentro e dovevo fare anch'io l'intervista a loro, non puoi capire. Allora, adesso attenzione, ciao da Federico Ciammarucconi, Michelangelo Spaziani e Gaetano D'Onofrio. Dal prof Gaetano D'Onofrio. Certo. Okay. Radio Day, la radio dei numeri uno, è sempre con voi. Grazie e a presto. È stato un piacere. Ciao, ciao. Ciao ragazzi.